Buongiorno a tutti, mamma mia com'è forte, benvenuti anche gli amici da casa, siamo al terzo modulo di Startup Sociale, ci occupiamo a questo giro nell'ultimo modulo di Startup Incubazione, abbiamo visto come abbiamo visto nel corso del tempo, abbiamo cominciato a ragionare sull'impresa sociale, sulle opportunità di impresa sociale, abbiamo provato a strutturare la nostra idea di impresa sociale in un progetto di business model sul business model canvas nello scorso laboratorio. A questo giro cominciamo a ragionare su come dare forma a questo progetto, cercando di individuare, innanzitutto di testare quello che abbiamo ipotizzato nel nostro business model canvas e poi vedere come possiamo trovare i finanziamenti e avviare il nostro lavoro, quindi programmare effettivamente lo startup della nostra impresa sociale. Per fare questo ne parleremo con i formatori di Make a Cube di Milano, che è un incubatore di impresa, in particolare di impresa sociale. E nella giornata di oggi ne parleremo con Cristian Mancinone, che è qui a fianco a me, e domani ne parleremo con Matteo Boccia. Oggi Cristian viene dal mondo dell'economia sociale, ha studiato economia sociale, ha fatto ricerca nel settore e lavora Da gennaio. da gennaio con Make a Cube, dopo varie esperienze nel settore anche della cooperazione del commercio equo. Non vi dico molto di più su Christian perché magari ve lo racconta lui. Benvenuti a tutti, godetevelo. Bene. Come dicevamo, iniziamo con il panico da telecamera puntata, quindi tranquilli e sereni. E dunque, startup sociale, una breve introduzione a chi sono io, dopodiché vi farò vedere una scaletta della giornata che è già fuori dai tempi, quindi non vi preoccupate, anche se vedete cose che sono a tempi serratissimi, cercheremo di lavorare in modo interattivo e Bruno mi ha detto che vi piace molto, quindi cercherò di sfruttare le vostre competenze. E chi sono io? Sono Cristian Mancinone, questa è l'unica cosa certa che sappiamo, e del mio lavoro cosa posso dirvi? Che nell'arco degli ultimi 7 anni ho lavorato facendo prima ricerca e poi per Spinner, che è un programma gestito da Aster, che è l'agenzia simile a Arti che sta in Emilia-Romagna, per lo sviluppo, diciamo, delle competenze di imprenditorialità attraverso un programma operativo regionale che faceva leva sul Fondo Sociale Europeo. Nella mia vita precedente, e qua ogni volta lo devo dire, facevo lo statistico, nel senso che ho una laurea in statistica, mi è servita questa laurea per imparare ad analizzare un po' i fenomeni e mi è servita nel momento in cui ho iniziato a fare ricerca sulle tematiche legate all'economia sociale. E mi sono occupato di economia sociale, facendo una comparazione di diversi modelli di forme organizzative dell'impresa sociale in Europa, e successivamente anche analizzando le forme diverse di capitale sociale che si sviluppano all'interno delle reti cooperative, in particolare all'interno della rete di Lega Bologna. E queste esperienze mi sono servite un po' per andare dentro le cooperative e soprattutto le cooperative sociali, a vedere come lavoravano, che cosa facevano e come erano capaci di attivare un tessuto di relazioni e anche di, come dire, di innesti economici rispetto all'attività produttiva, e di capire come effettivamente generavano, oltre a capitale relazionale e sociale, anche capitale economico, e quindi come la loro attività produttiva attraverso la rete territoriale, attraverso quello che adesso si chiamano i fattori abilitanti dell'ecosistema di riferimento, riuscivano a produrre anche benessere. Andiamo alla scaletta. Come vedete è abbastanza serrata. È previsto il coffee break, cosa che penso vi rallegri. E di cosa parleremo oggi? Facciamo due momenti abbastanza differenti, nel senso che con Bruno avevamo parlato un po' di come impostare il lavoro, abbiamo visto quello che avete fatto nelle puntate precedenti, soprattutto durante l'intervento di Supino la volta scorsa, e abbiamo cercato di evitare replicazioni perché anche noi facendo incubazione di imprese in Make a Cube comunque utilizziamo gli stessi strumenti, quindi abbiamo cercato di dare una visione diversa, più legata al come effettivamente le start-up sociali
nel mondo moderno si stanno evolvendo. Quindi l'idea di Massimo è di darvi una panoramica di riferimento del macrocosmo dell'economia sociale, dell'innovazione sociale. Vedrete che è praticamente un insieme di contesti, definizioni differenti tra di loro che alla fine però vogliono dire la stessa cosa. Dipende solo da chi la dice. E vedremo un paio di casi. Anche lì i casi sono importanti, sì, ma sono sempre relativi al riferimento del contesto in cui si sviluppano. Quindi andare a parlare, a vedere 200 casi è non inutile, perché sono sempre fonte di ispirazione, ma quantomeno una cosa che in 20 minuti non serve a niente, perché bisognerebbe studiare tutti i fattori abilitanti che hanno portato alla creazione di quel contesto. Quindi faremo, diciamo, un primo momento di approfondimento su queste tematiche, dopodiché alla parola sociale affiancheremo la parola startup, e in particolare su quali sono quelle caratteristiche che un imprenditore dovrebbe avere, quantomeno, che non sono caratteristiche innate, si possono acquisire. Serve una propensione, ma anche quella è una cosa che nel tempo può essere sviluppata. E andremo poi invece nel pomeriggio a lavorare in pratica sui vostri progetti e sui vostri, diciamo, sullo sviluppo dei vostri progetti. In particolare dovreste avere, se non ho capito male, sviluppato un business model canvas la volta scorsa. Quello lo prenderemo giusto per guardarlo, se lo avete, se no non è un problema assolutamente. Andremo a lavorare sulla parte personale, cioè sullo sviluppo delle competenze e sul come le competenze in una rete possono portare alla creazione di impresa, alla creazione di un contesto imprenditoriale di sviluppo. E invece vi farò lavorare sui vostri progetti in relazione a un bando che è aperto adesso. Perché ho preso un bando? Per il semplice motivo che lavorare con un obiettivo è molto più semplice che lavorare tanto per lavorare. Oltre a questo, il bando che vi presento è il nuovo bando Culturability, che ha una vasta e variegata forma di integrazione con tutti quelli che sono i progetti a cui ho visto che alcuni di voi fanno riferimento. Sono andato a fare un po' di ricerca online dei vostri profili, vi ho studiati, ho cercato di capire cosa siete, chi siete, cosa fate. Non ve lo chiedo adesso perché ve lo chiederò dopo. Ho inquadrato un pochino il contesto di riferimento, e questo lo facciamo normalmente anche per quando arriva una startup, quando arrivano delle persone a parlarci di un progetto, perché ci serve a capire le persone, e visto che l'impresa non si fa da sola ma la fanno le persone, è importante capire con chi stiamo parlando. E cercheremo di andare a lavorare con i vostri progetti su quel bando lì. Quindi la giornata è brevissima. Vi presento velocemente si fa per dire, Make a Cube, come lavora e che cosa fa, e dopodiché andremo subito nel contesto dell'innovazione sociale. Se avete domande di qualsiasi tipo, dubbi, perplessità, cose che posso dirimere nell'immediato, Bruno ha il microfono, strappateglielo con i denti e poi senza problemi potete intervenire. Che cos'è Make a Cube? Make a Cube è un incubatore. Stiamo affrontando il processo di riconoscimento come incubatore certificato, e che si occupa, diciamo, la specializzazione che ha è di seguire imprese ad elevato impatto sociale e ambientale. E nel corso della giornata capirete che impatto sociale e ambientale può voler dire di tutto, perché non c'è un contesto, o perlomeno non c'è un unico contesto di riferimento. Riferimento all'impatto sociale e ambientale copre una vasta e variegata platea di, come dire, di esempi, di casistiche, di imprese, di start-up che si occupano sia di tecnologia che di sociale puro, e tutte insieme determinano fattori di successo che possono portare al benessere di una comunità. E come lo facciamo? Diciamo che ci occupiamo prevalentemente di imprese in fase early stage, quindi all'inizio del loro percorso come start-up. E startup non è un oggetto, al di là della legislazione, startup è una fase, cioè è una fase di un processo di creazione di un'impresa che ha determinate caratteristiche e tendenzialmente dura dai 3 ai 4 anni. È quella fase in cui l'impresa deve capire se effettivamente il bisogno che ha intercettato è reale, se quel bisogno può essere affrontato con la soluzione che viene adottata. Sono tutte cose che avete già visto con il business model canvas.
se c'è un mercato per quella soluzione e se effettivamente questa soluzione può, come si dice in gergo, scalare in un tempo relativamente breve, prima di affermarsi come una tecnologia all'interno della società. E, quindi ci occupiamo di imprese proprio all'inizio. Molto spesso ci capita di parlare con progetti più che con vere e proprie imprese. E, intensità del lavoro perché abbiamo un modo di lavorare particolare, nel senso che abbiamo mutuato da alcuni programmi americani dei programmi ad alta intensità che si svolgono su un arco di 2 mesi e che tendenzialmente, dopo li vedremo, sono finanziati o da fondazioni o da corporate che hanno intenzione di sviluppare una particolare tematica legata a quello che è il nostro framework di riferimento. E, sono imprese private ma che producono beni di pubblica utilità. Qualcuno direbbe anche beni relazionali, non vi dico chi perché forse lo conoscete meglio di me, Zamagni, e sono quei beni che tendenzialmente sono da fruire solo in una comunità, cioè possono essere fruiti solo nel momento in cui c'è un'interazione, una relazione tra le persone che ne usufruiscono. E, come è composta MakerCube? MakerCube è composta da Avanzi, che è una società che dal 97 si occupa di tematiche legate allo sviluppo ambientale e sociale, e da MakerChange, che è un'associazione che si occupa di sviluppare il concetto, il contesto dell'impresa sociale in Italia, attraverso una serie di iniziative, tra cui bandi, tra cui osservatori di ricerca, tra cui pubblicazioni che possano permettere alla gente di comprendere la vastità del fenomeno. Nel particolare Avanzi è una società di consulenza che opera ormai da anni, affermata nel settore, e affianca anche grandi imprese industriali nel processo di cambiamento, cioè nell'avvicinarla a un processo di cambiamento verso un'economia più sostenibile, con diverse, come dire, metriche di impatto sull'effettivo operato poi delle imprese, però l'idea del cambiamento è quella che ci guida a fare quello che facciamo. E, giovani, beh, con un know-how consolidato, le persone che popolano il contesto di Avanzi sono tutte persone sotto i 50 anni, quindi è un contesto abbastanza giovane e dinamico in cui la creazione anche di uno spazio di coworking che è diventato il nostro habitat ci ha permesso di venire a contatto con una serie di competenze e di professionalità di diverso tipo che possiamo mettere a servizio delle start-up che vengono incubate da noi. Il coworking è uno spazio abbastanza grande, ha uno spazio, è un'ex officina che è stata recuperata, dove c'è anche un bar, ha uno spazio dedicato a convegni e conferenze, e uno spazio invece più piccolo dove invece stanno i coworker. È uno spazio che nell'arco degli ultimi anni ha ospitato diversi convegni anche di caratura internazionale, per quanto riguarda l'innovazione sociale. E, come vedete, il know-how proviene anche da persone che hanno operato nel settore, in settori non sociali. Sono tutte persone che hanno studi di management o economia alle spalle, e sono persone che tendenzialmente hanno lavorato nella consulenza di direzione. Vuol dire che comunque hanno le capacità tecniche per andare a capire come sviluppare determinati business. Questo per dire che il mestiere che facciamo noi, che è quello dei consulenti, senza andare troppo in là, è comunque un mestiere che ha bisogno di determinate competenze, ma di quella marcia in più che è data dal voler cambiare il mondo. Mettiamo così, bella. Come siamo composti? Siamo un'impresa a finalità sociale e abbiamo deciso di prendere spunto dal sistema low profit, che in Italia non è ancora normato, non è ancora regolamentato, è regolamentato in America, è regolamentato nel Regno Unito. E, per statuto, diciamo che noi abbiamo previsto una limitazione alla possibilità di distribuire utili ai soci della società, e c'è anche un sistema che permette di avere una remunerazione per chi entra che non è inferiore, che è al massimo 5 volte inferiore a chi, appunto, ai soci o al management della società. Quindi comunque questo determina anche una
diciamo, parificazione rispetto a quelli che sono le professionalità interne al sistema impresa. E abbiamo un sistema interno di valutazione degli impatti, stiamo sviluppando delle metriche di impatto sociale che ci permettono di analizzare l'impatto sociale delle start-up che di volta in volta incubiamo, e è una notizia di qualche mese fa, stiamo affrontando il percorso per la costituzione di un fondo di social venture grazie a un progetto da Commissione Europea che ci è stato finanziato, e siamo in fase di inizio dello studio di fattibilità, quindi si stanno mettendo insieme i partner per capire come effettivamente puoi strutturare questo fondo. E ovviamente vanno ricercati anche finanziatori, perché la capacità comunque economica che abbiamo noi è limitata rispetto a quelli che possono essere i moltiplicatori avendo capitali pazienti, visto che comunque investiamo in imprese non ad elevata profittabilità, però ci sono questi capitali e quindi stiamo cercando di raggrupparli in un unico fondo, trovando anche il sistema giuridico tecnico più adeguato perché rispetti questi criteri. Ci occupiamo di tante cose e ogni volta che lo dico non me ne rendo conto neanche io, ma effettivamente ci occupiamo di tutto questo. Se vogliamo prendere l'innovazione sociale come contesto di riferimento, va bene, vedremo che l'innovazione sociale vuol dire veramente la qualunque. Però sì, diciamo che le imprese che di volta in volta abbiamo, come dire, abbiamo incubato, abbiamo trovato di fronte a noi nei percorsi di incubazione, si occupano di aree differenti. In particolare anche in uno degli ultimi percorsi di accelerazione ci siamo occupati anche di imprese culturali e creative, cercando di capire anche quale può essere il contesto, il livello di impatto che queste imprese possono avere sul territorio in termini sia di occupazione che di coesione sociale. Nel 2013 abbiamo fatto il primo progetto di incubazione, nel 2014 ne abbiamo seguiti due, sono tutti progetti intensivi che ci vedono giornalmente a contatto con persone differenti e quindi ci mettono in gioco direttamente nel far crescere le loro idee di impresa. E abbiamo un fatturato in costante crescita, questo per dire che si può fare impresa sociale, si può fare, e si può fare anche i dati. Anche l'ultimo rapporto di Risk Network verifica che effettivamente le imprese sociali che si occupano di i contesti che si occupano di imprenditoria sociale in Italia sono in costante evoluzione, anche da un punto di vista economico, e soprattutto tengono rispetto alla crisi e creano occupazione. E siamo accreditati in vari contesti e anche all'interno della task force del Ministro Passera per l'innovazione sociale siamo stati comunque contattati come tavolo di riferimento per dare un contributo. Due o tre progetti per capire come operiamo. Il progetto CD3 è un progetto, diciamo, di avvicinamento per manager usciti dal mercato del lavoro o che sono magari nella fase di transizione al contesto delle start-up e in particolare delle start-up sociali. Cerchiamo di mettere in rete manager che hanno un sacco di competenze dal punto di vista tecnico, facendo una serie di lezioni su quello che è il contesto startuparo, che molto spesso dei manager che sono stati in grandi corporate non conoscono, e spiegandogli come funziona questo contesto e come effettivamente questo contesto può creare impatto sociale. Il progetto europeo su l'innovazione sociale è un progetto che prevede la possibilità di scalare 300 progetti di innovazione sociale nel contesto europeo con una serie di partner in cui il capofila con cui siamo in contatto noi è il Politecnico di Milano. E, nel partenariato c'è anche The Young Foundation e Nesta, che sono, diciamo, due delle realtà che nel Regno Unito si stanno occupando in maniera vastissima dello sviluppo del concetto di innovazione sociale. E, dopo vedremo, diciamo, chi ha teorizzato per primo il concetto. Geoff Malgan nel 2007 lavorava in questi istituti. E, primo percorso di accelerazione fatto con Telecom nel 2015, Changemakers for Expo, abbiamo selezionato 10 startup e 35 ragazzi, sviluppando una serie di imprese, tra cui una di quelle che ultimamente è venuta più fuori, Trail Me Up, che fa una mappatura dei percorsi di trekking con della gente che va con uno zaino sulle spalle a mappare i percorsi per permettere di andare a raggiungere posti
o anche di, persone che vivono in luoghi remoti attraverso il computer, nel senso che io con un semplice strumento come un computer posso effettivamente vedere e provare quello che si vive nell'esperienza di trekking del genere e quindi decidere anche che tipo di viaggio e di esperienza fare nel futuro. E innovazione culturale, come vi dicevo, è un percorso di accelerazione che si è occupato del contesto delle imprese culturali creative. Abbiamo spaziato dal cinema alle arti grafiche, al 3D per la cultura, progetti veramente differenti che ci hanno messo veramente a prova, visto che nel contesto culturale creativo avevamo già operato, ma non così approfonditamente, quindi anche noi abbiamo avuto, come dire, la capacità di apprendere un sacco di cose su questo settore. Quindi il contesto del percorso di accelerazione è un contesto in cui si impara e ci si scambia un sacco di competenze e di contenuti anche rispetto a quelli che sono i contesti differenti in cui operano le imprese. E questo invece è quello che stiamo seguendo adesso, e ve lo farei vedere live. Live non è in streaming, semplicemente vi faccio vedere le idee che abbiamo selezionato. È uno dei primi percorsi di accelerazione corporate legato al mondo dell'assicurazione della finanza, sponsorizzato dal gruppo Unipol. Sono state selezionate, la call era molto focalizzata sull'innovazione sociale e sono stati selezionati 8 progetti che cercano di rileggere il contesto dell'innovazione sociale nell'ottica di quello che, di quello di cui si occupa Unipol, quindi contesti assicurativi, di resilienza, di prevenzione, di welfare, e di valorizzazione delle risorse. Volevo farvi vedere i progetti, adesso qui vediamo se le tecnologie ci vengono in aiuto. Fantastico. Forse. Questo è il bello della diretta. Esattamente, no, ma ce la facciamo, abbiamo un sito abbastanza anche lentino, lo ammettiamo. E quindi Unipol Ideas è un incubatore di impresa per l'innovazione sociale e i progetti che abbiamo cercato erano relativi al poter rispondere a esigenze emergenti, a bisogni emergenti. Abbiamo fatto una mappatura di quelli che sono i bisogni emergenti anche andando a recepire le nuove direttive di Europa 2020 rispetto ai cambiamenti, rispetto ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti sociali. Abbiamo analizzato i Societal Challenge di Horizon 2020, quindi abbiamo cercato di capire il contesto di riferimento per proporre un percorso che avesse effettivamente non delle risposte, quantomeno, ma dei contenuti legati a come affrontare questi cambiamenti. E le 8 idee selezionate sono veramente diversificate tra di loro, quindi si va da una piattaforma, un portale online che permette di dare una valutazione dei servizi assicurativi di compagnie o di agenzie, a una startup che si occupa di, di integrare fotonica e robotica al servizio della salute, con un primo prodotto che dovrebbe essere una capsula light, è una capsula a luce LED che permette di andare a curare l'Helicobacter pylori con una tecnologia miniaturizzata in una capsula che è grande quanto un antibiotico. Un progetto che riguarda un'app per migliorare i propri stili di vita, quindi sia dal punto di vista nutrizionale, non è un'app sulla dieta, perché ce ne sono già tante, ma è un'app che permette di andare a comprendere se voglio affrontare uno stile di vita diverso, come posso interagire con dei nutrizionisti o con delle persone che mi sappiano consigliare. E un progetto sulla resilienza rispetto a quelli che sono i danni catastrofali, quindi far capire alle imprese, alle piccole e medie imprese, come un danno economico possa essere effettivamente evitato prevenendo e facendo degli accorgimenti che permettono di limitare i danni che vengono da una calamità naturale di qualsiasi tipo. Questo è un progetto che probabilmente conoscete anche di più, School Raising è una piattaforma di crowdfunding verticale sulla scuola che permette di finanziare progetti scolastici. Uno dei primi progetti che hanno fatto è legato al mondo dei maker, quindi alla possibilità di inserire all'interno di istituti tecnici
delle stampanti 3D o comunque dei corsi che permettano di imparare queste nuove tecnologie per poterle sfruttare poi nel mondo del lavoro. E Transported è un portale che permette quello che penso i vostri parenti facciano giornalmente, cioè di portare pacchi di qualsiasi tipo attraverso servizi di prossimità, il mio amico che va su con il camion, il parente che prende va su con la macchina. Loro hanno cercato di, stanno cercando e stanno lanciando la piattaforma di sistematizzare tutto questo all'interno di un sistema che permette, come BlaBlaCar, di utilizzare diverse persone che vivono in prossimità per appunto raggiungere e portare i pacchi in posti differenti. Crisis Lab invece è un progetto che riguarda sempre la resilienza e la prevenzione e attraverso il Social Media Emergency Management permette di segnalare in tempo reale quelle che possono essere catastrofi o comunque di aumentare il grado di consapevolezza e di educazione rispetto a catastrofi e nell'ottica della prevenzione. L'End2Land infine è un vostro collega perché è pugliese, cioè sono tre ragazzi pugliesi, stanno mettendo su una piattaforma di crowdfunding che andrà verso il landing di terreni abbandonati. Partono da una piattaforma di crowdfunding perché è più semplice riuscire ad attrarre utenti e quello che vorrebbero fare è mettere a disposizione risorse e capitali verso contadini o agricoltori che hanno giovani imprese e che hanno la necessità magari di investire in nuove produzioni oppure, questo è il punto di arrivo che vorrebbero raggiungere, per persone che vogliono avvicinarsi all'agricoltura e hanno la necessità o di trovare terreni abbandonati o di trovare competenze e risorse che vogliano andare insieme verso la possibilità di utilizzare questi terreni e quindi di rimetterli a coltura, evitando così anche dissesto idrogeologico, evitando anche altre possibili problematiche derivanti dall'abbandono dei terreni. Quindi, come vedete, vi ripeto, era una call su innovazione sociale, se leggete il testo del bando c'è veramente di tutto dentro. Quelli che sono usciti sono progetti molto diversi tra di loro, alcuni clusterizzati, alcuni più sul settore assicurativo, alcuni sul settore della prevenzione medica. Che cosa ci dice questo? Che gli 8 progetti sono stati selezionati su un totale di 200 che ci sono arrivati. Il contesto dell'innovazione sociale in Italia è veramente variegato e sempre più al giorno d'oggi va a fondersi col contesto della sharing economy, col contesto dell'economia di prossimità, col contesto dell'economia del benessere e economia della felicità. Non è facile dare una definizione puntuale e vedremo dopo anche perché. Adesso se riusciamo a tornare qui, fantastico. Questo è bello anche il contesto in cui diciamo Unipol ci ha permesso di sviluppare questo contesto, una villa del 600 se non ricordo male, scusate ma l'arte non è il mio punto forte, e in cui i ragazzi attraverso una serie di workshop diretti e il supporto da parte di noi tutor, siamo in totale 6 tutor che li seguono giornalmente, sia durante i lavori di gruppo che fanno con i docenti, sia durante le ore di lavoro individuale che hanno, attraverso la possibilità di incontrare dei mentor, quindi 2 serate dedicate con l'opportunità poi di sfruttare i luoghi in cui stanno facendo l'incubazione per incontrare one to one tutti i vari mentor, hanno la capacità e la potenzialità in 2 mesi di riuscire a comprendere a che stadio di sviluppo è il loro progetto di startup e tendenzialmente di uscire da lì con un business plan che sia quantomeno solido. Che sia sostenibile non lo sapranno neanche loro, perché voi sapete meglio di me che il contesto economico cambia di giorno in giorno, quindi quello che è sostenibile un giorno probabilmente, al di là di previsioni che si possono fare, il giorno dopo potrebbe non esserlo più. E la visione di mettere a disposizione non solo risorse economiche, ma soprattutto risorse in termini di capitale umano e di reti di relazioni è importante da questo punto di vista, perché permette di andare a capire da differenti contesti come costruire la propria impresa in maniera vagliando tutte le possibili alternative e soprattutto tutti i rischi che noi nel momento in cui ci mettiamo a fare impresa non consideriamo, perché pensiamo che la nostra sia un'idea unica. Ok,
Abbiamo creato il contesto di base, vi abbiamo spiegato chi siamo noi, adesso cerchiamo di andare a capire di cosa stiamo parlando. E qua parte, diciamo, il momento difficile. L'innovazione sociale. Che cos'è secondo voi l'innovazione sociale? Ah, mi scordo sempre che c'è la diretta, quindi io sono abituato a fare domande. Sentitevi liberi di rispondere a qualsiasi cosa perché sarà giusta, quindi non vi preoccupate. Non uso la lavagna per fare brainstorming, l'avete già fatto abbastanza, quindi. Non siate timidi perché durante la giornata vi devo coinvolgere, per forza, perché mi serve di, come dire, di capire chi siete, cosa pensate e come effettivamente. Innovazione sociale, tutto ciò che comporta, o meglio, mi viene, penso ad un contesto aziendale, innovazione nei processi di produzione, ad esempio, pensando alla tecnologia, oggi può portare anche nel contesto sociale innovazione. Se penso alla mia idea progettuale che ha a che fare con l'agricoltura sostenibile, innovazione sociale, appunto, è il processo di produzione che ha impatto a zero sull'ambiente e via dicendo. Mi viene in mente, ad esempio. Qualcun altro? Pensate ai vostri progetti, è molto semplice, o pensate anche solo al contesto in cui siete voi. Innovazione sociale, appunto, riguardo anche attività imprenditoriali o meno, è la capacità di inserire dei processi e dei meccanismi all'interno anche dei processi di vita quotidiana delle persone che vadano anche a cambiare la vita in meglio attraverso delle attività che sono comunque imprenditoriali, che sia poi innovazione tecnologica o magari appunto anche un'idea nuova di attività lavorativa. Cioè comunque è innovazione sociale il momento in cui va a impattare anche positivamente sulla quotidianità dell'individuo a cui si riferisce. Io vi ascolto, non. Proviamo ad addentrarci, vediamo se ci viene qualche ispirazione. E facciamo una carrellata di possibili tesi e ipotesi che possano andare a farci capire che cos'è l'innovazione sociale. Viviamo in un sistema economico, perché tutti i giorni ci affrontiamo a. Come dire, tutti i giorni ci troviamo ad affrontare scelte che in un modo o nell'altro sono inserite nel contesto del nostro vissuto attraverso scelte che siano economiche, che abbiano un impatto, che ci portino a fare determinate considerazioni sull'utilizzo o meno di determinati strumenti. Negli ultimi 30 anni il sistema economico ha effettivamente prodotto benefici per la società, innovazione tecnologica. Ci ha permesso di aumentare le aspettative di vita attraverso dei sistemi tecnologici che ci permettono, pensate solo anche ai sistemi di home care che servono per aiutare gli anziani a vivere meglio, pensate anche solo rispetto magari a case di cura che li tengono lì e non gli fanno fare attività di un certo tipo. Quindi pensate anche solo al fatto che una persona anziana possa stare a casa propria nel suo contesto perché una tecnologia nuova gli ha permesso di essere seguita a distanza attraverso dei sistemi sensoristici e pur facendo sentire sicura la sua famiglia. E questo determina un altro momento di benessere, perché la sicurezza della famiglia nei confronti magari della persona anziana permette di poter lavorare con più serenità, permette di poter quindi produrre anche benessere economico. Ci sono stati lunghi anni di crescita economica diffusa, delle scoperte scientifiche hanno rivoluzionato il mondo e il contesto della globalizzazione. Questo non è niente di nuovo. Quindi fin qua tutto
sappiamo tutto. Sappiamo anche questo. Dal 2008, bolle finanziarie, bolle speculative, bolle di tutti i generi, ogni giorno si parla di nuove bolle. Il sistema economico ha dimostrato in maniera esorbitante quelli che sono i suoi limiti. Cioè, si sono verificate una serie di condizioni tali per cui ci si è resi conto in maniera molto più, nonostante dei teorici di economia lo teorizzassero da anni, che il sistema economico così non può più andare avanti. Quindi, crisi economica, crisi ambientale, con una distruzione del territorio che ha fatto arrivare a pensare alcuni economisti di essere già oltre la soglia delle possibilità di resilienza del territorio, cioè della possibilità del territorio di rigenerare le risorse che ci servono effettivamente per sostenerci ogni giorno. Dal punto di vista della ricerca potete andare a vedere tutto quello che è stato fatto sulla carbon footprint, sul life cycle management in campo ambientale. Ci sono tutta una serie di teorie che fanno capire che effettivamente siamo a un livello di sostenibilità che non è più così sostenibile. Crisi sociale, povertà, emarginazione, esclusione, disoccupazione e tutta una serie di contesti in cui il fatto di non avere anche solo reti di prossimità o reti di relazioni ci permettono di vivere serenamente o quantomeno anche solo di sopravvivere. Dati sulla povertà in Italia fanno vedere come il tasso di povertà è sempre maggiore, sia la povertà assoluta sia la povertà relativa. La povertà relativa è un indicatore molto importante perché ci permette di capire che livello di sussistenza è necessario affrontare per vivere in una determinata comunità, non solo da un punto di vista economico, cioè tot euro che a fine mese porto a casa, ma anche dal punto di vista sociale, quello che effettivamente mi fa sentire parte integrante di una comunità nel momento in cui ci vivo. E crisi politica, su questo penso di poter andare tranquillo perché anche voi a breve affronterete una nuova stagione politica e quindi vi troverete ad affrontare delle scelte in questo senso. Quindi in tutto ciò quali sono le parole chiave che ci permettono di definire qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo? Il tempo che diventa una risorsa sempre più scarsa e soprattutto il tempo dedicato alle relazioni. Una perdita di identità, la perdita di identità che non ci permette più di definire chi siamo, ma sono gli altri a definire chi siamo. La qualità della vita, il benessere, le capacità e le competenze che ci permettono di fare, di saper fare, di saper essere, e trasparenza, partecipazione, informazioni, tutta la capacità che abbiamo di raccogliere informazioni dalla rete e di non riuscire a sfruttarle perché sono troppe e non abbiamo strumenti adatti per rielaborarle. Tutto questo si può riassumere in una parola, in una perdita di senso. Cioè, non diamo più senso a chi siamo, non diamo più senso a quello che facciamo, non sto parlando di voi ovviamente, perché se siete qua un motivo c'è, e probabilmente non troviamo nel contesto di riferimento un qualcosa che ci guidi a dare senso alle relazioni, a dare senso anche a quelle che sono le nostre scelte quotidiane. La nostra identità la costruiamo sulle scelte che facciamo ogni giorno, che siano scelte di acquisto, e questo le persone che si occupano di marketing l'hanno capito da un sacco di tempo, perché il fatto di associare a determinati marchi, determinati simboli che magari un tempo avevano altre funzioni, e se ve ne chiedo uno vi deve venire in mente per forza subito, pensiamo a Coca-Cola per esempio, che ha fatti propri in diversi contesti due simboli, uno era quello del Natale e l'altro ultimamente è quello della felicità. Tendenzialmente tu non sei felice se non bevi Coca-Cola, questo è quel messaggio che ti viene trasmesso. Quindi pensate alla capacità attraverso la rete, attraverso i nuovi media, di diffondere questo tipo di messaggi e quindi alla capacità di persone giovani che magari non hanno vissuto tutto quello che è stato il cambiamento sociale che noi abbiamo vissuto nell'arco degli ultimi 20 anni e quindi si trovano in un contesto in cui la felicità è legata a un determinato concetto, a una determinata marca, a un determinato contesto.
Questo non permette di avere un'identità individuale. Dall'altra parte si sta sempre più affermando la capacità di determinarsi in un'identità collettiva attraverso pratiche di reciprocità, condivisione e collaborazione. Questo porta a un moltiplicarsi di esperienze di auto-organizzazione in contesti molto localizzati, in cui l'insieme delle persone produce impatto. Agricoltura sociale, agricoltura sostenibile, orti urbani, cultura idroponica a casa, con la possibilità di invitare gli amici a mettere insieme differenti competenze per costruirsi il proprio orticello in casa. Ho visto l'altro giorno, ero a Galatina, se non ricordo male, una cosa bellissima, una parete, dopo vi farò vedere la foto, una parete agghindata con delle bottiglie di Coca-Cola, guarda caso, tagliate con dentro la terra, le piante grasse, che ovviamente prendendo pioggia direttamente dalla tettoia costruivano una cosa che era bella dal punto di vista estetico, ma era comunque un elemento di arredo urbano e di verde. Se pensate al fatto che il verde nelle città sta sempre scomparendo, riuscire a trovare nuove modalità per farlo ricomparire è una cosa che attraverso un'azione collettiva può essere fatta. E ti occupi di agricoltura, quindi immagino che tu sappia di cosa sto parlando. E l'utilizzo degli spazi in maniera differente da quello che, per cui erano stati progettati. E nel percorso di innovazione culturale abbiamo seguito una startup che si chiama Urban Games Factory, che organizza giochi urbani. Voi direte: perché giochi urbani? Perché la capacità di riuscire a coinvolgere in un contesto di gioco una città nel recuperare determinati spazi, quindi andare all'interno di spazi abbandonati per capire che tipo di azioni possono essere fatte per riutilizzare, riconvertire quegli spazi, è un fattore determinante per poi attivare il processo di riutilizzo di quello spazio. Quindi anche un contesto che a noi può sembrare completamente astruso dalla realtà e non imprenditoriale può diventare un'impresa che permette di generare un processo di riqualificazione che porta poi alla creazione anche di occupazione. E le nuove tecnologie legate ai Fab Lab, ai makers e a tutto il movimento di persone che si autocostruiscono anche i propri device, perché attraverso la condivisione di sistemi open possono come dire, contribuire a costruire qualcosa di utile per la società. Sul movimento dei maker c'è un grande fermento dal punto di vista dell'educazione. Ci sono un sacco di progetti di inclusione o di scolarizzazione di questo tipo, proprio perché i giovani abbiano la capacità, attraverso una capacità di assorbire nozioni che è enorme rispetto al momento in cui, uscito dall'università, ti butti sul mondo del lavoro, sappiano utilizzare queste tecnologie al servizio della società. Critical Mass è un esempio di, come dire, ottenimento di un qualche tipo di impatto sul territorio attraverso un'azione collettiva. In particolare sono partiti con il movimento della bici, quindi la mobilità non è più sostenibile, ci troviamo, ci raduniamo tutti insieme, facciamo massa critica per far vedere che le biciclette possono invadere una città rendendola sostenibile. Sono tutti movimenti auto-organizzati che sono partiti dal basso. Sul problema, adesso la foto magari non rende, però il problema della necessità da parte di madri con figli piccoli di avere la possibilità di sviluppare la loro carriera professionale e contemporaneamente riuscire a vivere la propria vita nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita con il proprio bambino, per strutturare una relazione con il proprio figlio. In questo senso, per esempio, Piano C, che è un co-working costruito sulle necessità delle giovani madri, non solo giovani, comunque delle madri con figli piccoli, è uno di quei tentativi di azione dal basso, è un'attività imprenditoriale, è un'attività che genera benessere e soprattutto attraverso una serie di contesti di prossimità mette a disposizione delle madri diversi servizi che gli permettono di lavorare tranquillamente e nel contempo di riuscire a seguire lo sviluppo del proprio figlio. Ok, vabbè, open source
non vado oltre, tecnologie che conoscete meglio di me, tutti i contesti e i movimenti in cui si va a generare senso condividendo un'idea. Pensate al Festival dei Comics di Lucca, adesso non mi ricordo come si chiama questa moda in particolare, il cosplay esattamente, la necessità di generare senso condividendo una passione. E poi tutti i movimenti legati allo sviluppo e alla sostenibilità del territorio. E i GAS sono un esempio storico di quello di cui stiamo parlando, perché esistono da una vita e non hanno fatto niente di nuovo che riorganizzare un sistema di distribuzione, semplicemente, di acquisto e distribuzione, quindi mettendo a sistema quello che la cooperazione aveva iniziato a fare già dalla fine dell'Ottocento, ma su contesti molto più semplici e riprendendo fuori quello che la grande distribuzione organizzata non riesce, per motivi di sostenibilità, più a portare avanti, che è il contesto del chilometro zero, o comunque dell'agricoltura di prossimità, o anche dell'acquisto di prodotti da produttori locali. La grande distribuzione si è resa conto che questo effettivamente è un trend in crescita nel corso degli ultimi anni, e quindi ha lavorato in modo tale da inserire all'interno del proprio sistema distributivo dei prodotti che provengano dal territorio, dandogli un determinato tipo di marchio, dandogli un determinato tipo di messaggio, ma sempre in un contesto che tendenzialmente è visto come un contesto di massificazione, cioè un contesto di acquisto massificato, che non personalizza il prodotto. Il fatto di poter essere consumatori attivi nella scelta del prodotto e nella promozione di determinate tipologie di produzioni, nel sostegno a filiere corte, è una cosa che attiva anche una relazione, un senso di relazione rispetto a quello che stiamo facendo, e quindi genera un cambiamento. Aggiungiamo un altro contesto. Ci troviamo in un contesto additivo, cioè la rivoluzione digitale degli ultimi 10 anni ci ha permesso di riuscire a raggiungere masse enormi di persone con un semplice click. Quindi anche la possibilità di comunicare un diverso modello di società. Il societing è un termine che è stato coniato da Alex Giordano, che praticamente fa riferimento al fatto che il marketing non è più semplicemente una questione di vendita di prodotto, ma è una questione di coinvolgimento della società. La sostenibilità ambientale con il greening, la capacità da parte degli utenti di attivarsi per organizzare piattaforme di condivisione del verde, l'iperlocalismo di cui parlavamo prima di alcune iniziative, mappatura anche solo di orti urbani. Io vivo a Bologna, stanno sviluppando una piattaforma che permetta di mappare gli orti urbani e di capire, di riempire la capacità produttiva che hanno attraverso un sistema che permetta di avere sempre gente che vada a coltivarli. L'autoproduzione legata al making, la condivisione, sharing economy e il welfare 2.0, cioè tutti quei sistemi e processi produttivi che permettono di integrare nuovi sistemi di welfare, tecnologie abilitanti. Tutto questo porta a un marasma di concetti, connessioni, relazioni, modelli di business. Quindi cos'è l'innovazione sociale? Non lo sa nessuno, ma tutti cercano di teorizzarla. E molte pratiche di innovazione sociale tendono e rischiano di rimanere di nicchia proprio perché non ci sono dei contesti abilitanti di riferimento. In questo le politiche pubbliche e soprattutto le politiche a livello comunitario per quanto riguarda noi, ma anche in America le politiche di sviluppo di strumenti di finanza d'impatto di cui ci stiamo permeando anche noi in Europa, sono tutti strumenti che abilitano la possibilità di creare cambiamento, di generare cambiamento, utilizzando tutti quei contesti di cui abbiamo parlato prima. Se una definizione è un processo, la costruzione della definizione è un processo che segue il fenomeno che vuole definire, l'innovazione sociale non può essere una definizione unica e condivisa.
proprio perché si contestualizza nei territori di riferimento, a seconda di quello che è la storia del vissuto di quel contesto, e richiama quelle che sono anche le politiche che si attivano in quel contesto. Se torniamo alla parola innovazione e la vediamo come un qualcosa che genera progresso nel momento in cui qualcuno si attiva per mettere quel progresso a disposizione della comunità, non possiamo limitare la definizione di innovazione a un processo tecnico, ma è un qualcosa che permea la società di cambiamento. Unita a questo, l'innovazione è qualcosa che va in maniera non lineare ad impattare su diverse persone in momenti diversi. Per le start-up uno dei momenti fondamentali in cui l'innovazione genera, vuol dire, sostenibilità è quello lì, il secondo, il momento in cui i primi pionieri adottano le tecnologie o i prodotti che quella start-up sta producendo. Se da quella fase della curva una start-up riesce a uscire con un prodotto che effettivamente ha un riscontro in termini di mercato, ha la capacità di penetrare il mercato e di sostenersi. In tutto questo l'innovazione non ha una dinamica standard, ma può prevedere cambiamenti che non sono ipotizzabili, se non andando a fare degli scenari differenti in cui questa si può sviluppare. Quindi le pratiche di innovazione sociale tendono ad essere efficaci nel promuovere cambiamenti di comportamenti, e abbiamo visto sopra alcuni cambiamenti che possono generare, tendono ad auto-organizzarsi attraverso l'organizzazione di un'attività economica di impresa per rispondere a una domanda e a un bisogno sociale, e tendono a rimanere di nicchia se non entrano appunto in relazione di sviluppo con delle politiche che ne permettano la scalabilità. Questo è il contesto di riferimento dell'innovazione sociale. Andiamo a leggere alcuni, diciamo, esperti, alcune persone che ne hanno parlato, che l'hanno teorizzata, cosa ci dicono. Tutto questo sempre se le tecnologie di cui abbiamo parlato prima ci danno manforte. Tempi Ibridi è una delle ultime creature di un duetto, duetto composto da Paolo Venturi di Icon e da Flaviano Zannani di Iris Network, che negli ultimi, oltre a essere stati i miei mentori nel momento in cui faccio ricerca, cioè per me sono due persone di riferimento nel contesto dell'economia sociale che costantemente vado a leggere nel momento in cui ho bisogno di ispirazione. E perché Tempi Ibridi? Perché si sono resi conto, lavorando a contatto con imprese sociali e facendo ricerca in questo contesto, che quello che sta avvenendo è un'ibridazione tra il settore pubblico, il settore privato e il settore non profit, che non rende più il settore non profit residuale rispetto agli altri due, quindi il terzo settore o un settore di nicchia che risponde a fallimenti di mercato di Stato solamente nel momento in cui ci siano delle disponibilità economiche da parte di politiche pubbliche che mettano a disposizione i fondi, ma è un settore che riesce ad attivare nuova imprenditoria o anche nuova capacità di generare cambiamenti proponendo le soluzioni direttamente agli attori. L'ibridazione richiama un concetto di permeazione nei confronti di contesti differenti di soluzioni che vengono dal basso. E in particolare ho scelto questi due articoli perché fanno riferimento a due a contesti in cui l'innovazione sociale è sempre stata magari una cosa più di nicchia. L'innovazione nel settore cooperativo è una cosa che c'è sempre stata, ma ha sempre fatto fatica a scalare, e vedere che determinate realtà come il Consorzio Gino Mattarelli, che è un gruppo cooperativo gigantesco che fa riferimento a cooperative, sta cercando di andare a capire come le sue imprese sociali creano innovazione, come producono contesti di cambiamento, come attivano le relazioni, come si
rapportano col mercato, come si rapportano col pubblico nell'ottica non di una sussidiarietà semplicemente passiva, ma di una sussidiarietà orizzontale che permetta di generare nuove esperienze di welfare. E tutto questo ve lo dico perché non è niente di più, niente di meno di quello che la stessa Regione Puglia ha fatto attraverso una serie di programmi di cui questa, come dire, attuazione è un esempio, cioè la capacità di generare cambiamento deriva anche dal fatto che dal basso qualcuno abbia, come dire, solleticato e sollecitato un policy maker a fare un determinato tipo di investimento in una politica. E se questo è il risultato, personalmente mi viene da dire che il risultato è molto buono, perché tra tutto quello che è stato sviluppato non solo con i laboratori dal basso, ma con bollenti spiriti, ho visto che hanno fatto una sperimentazione su Puglia Capitale Sociale, delle altre sperimentazioni attraverso il POR sulla costituzione di impresa sociale. Insomma, è un contesto che veramente sta molto rigenerandosi, il più a capire come poi andare a operare in questo contesto in maniera imprenditoriale. E cosa ci dice Paolo? Ci dice che l'innovazione accade e se noi non siamo capaci anche solo di raccontarla o di narrarla, ma soprattutto di analizzarla, e quindi sempre rispetto al contesto di riferimento, il fatto che tra 2 giorni ci sia la Fiera dell'Innovazione, secondo me, per voi è un ottimo benchmark di riferimento per andare a capire cosa sta succedendo nel territorio che ci circonda. E se questa cosa accade, noi non possiamo star lì a guardarla, dobbiamo essere attori di questo cambiamento, cioè dobbiamo avere la consapevolezza che per creare imprese sostenibili, start-up sociali sostenibili, dobbiamo necessariamente analizzare tutto quello che ci sta intorno. Che non vuol dire solamente analizzare il mercato o la nostra piccola nicchia, ma vuol dire soprattutto andare fuori da quello che è il nostro contesto di riferimento a vedere che cosa sta avvenendo. L'innovazione è un'innovazione che nasce dalla combinazione di elementi già esistenti. Quindi si ricombina valore sociale, economico e istituzionale per creare nuovi processi di cambiamento. L'innovazione di cui stiamo parlando, l'innovazione sociale, non può essere rinchiusa all'interno delle strette maglie del non profit, che molto spesso si chiude dietro una paratia stagna perché ha la piccola realtà di riferimento ed ha i suoi piccoli casi. No, l'innovazione sociale è un processo che deve permeare di quello che nel piccolo contesto si sta facendo. Deve permeare tutta la società e quindi anche la capacità di entrare in relazione con altri soggetti che magari fanno cose diverse, permette di creare nuova innovazione, in questo caso innovazione incrementale. Un'innovazione sociale che ha un orientamento collettivo e nasce da un processo cooperativo. Stanno nascendo un sacco di imprese sociali di comunità, cioè che fanno riferimento al contesto di una comunità locale che sviluppa impresa per il territorio e nel territorio, con le persone del territorio. Attrazione di turismo, piuttosto che comunità locali per la produzione, agricola, piuttosto che cooperative di consumo. Sono tantissimi gli esempi. Un'innovazione sociale che generi un impatto sistemico. Ribadisco, se una realtà, un'associazione, una piccola realtà informale rimane chiusa nel suo spazio, non può generare impatto, perché genera impatto solamente all'interno del contesto di riferimento. E quindi anche le persone che vivono quel contesto non sono a loro volta capaci di portare fuori, diciamo, tutto il capitale di esperienze e di relazioni con cui si mettono in contatto. Ma questo non è il vostro caso, che ho già visto che anche solo un'organizzazione di questo, insomma, di tutto il sistema dei laboratori dal basso. C'è stata una conversione di capacità, competenze, relazioni, esperienze differenti che hanno permesso di permeare una varietà di settori veramente molto diversificata tra loro. Dicevamo prima, prendiamo sempre dall'America perché là hanno un contesto molto differente di sviluppo di cultura imprenditoriale. Il Consiglio Comunale di New York ha stanziato 1,2 milioni di dollari per sostenere le cooperative di lavoratori, producendo impatto in termini di occupazione e lotta alla povertà, con un incremento assurdo del numero di cooperative. Con un contesto, quello americano, in cui la cooperazione esiste, ma tendenzialmente è una cooperazione gigantesca che gestisce come multi-utility servizi quali gestione dell'energia elettrica, gestione del gas.
o comunque sistemi che gestiscono grandi processi, cosa differente rispetto a quello che succede in Italia. Al di là della cooperazione di consumo e di alcune cooperative che operano in determinati settori, come per esempio nel nostro contesto la CEFLA, all'interno del contesto delle imprese del settore dell'igiene dentale, insomma, l'impresa che si occupa di produzione di macchinari per gli studenti dentistici. In realtà fa di tutto. Ok. E Flaviano riprende, in particolare nel contesto, Flaviano è un sociologo, quindi lui analizza per sua natura tutto quello che è il contesto dell'innovazione attraverso una chiave di lettura molto differente. Ed è una persona capacissima di analizzare i dati e reinterpretarli rispetto ai contesti, andando proprio a prendere dai contesti quello che sono gli strumenti e i processi che hanno portato a quel sistema di attivazione. E le slide ve le lascio dopo, quindi non vi sto a far vedere tutti gli articoli perché sennò non ne usciamo più vivi. E quello che volevo farvi vedere invece è una persona giovane che ha prodotto cambiamento in un altro modo. Cioè, in un altro modo, non ha fatto niente di così eccezionale, ma l'ha fatto. E il fatto di averlo fatto le ha permesso di creare anche una serie di relazioni e di contesti che hanno attivato nuova progettualità. Si chiama Selene Biffi, è un'imprenditrice sociale e ha sviluppato una serie di idee molto interessanti che hanno prodotto cambiamento effettivamente nella società. Consulenza sono per mantenere il fatto consulenza no.
Adesso, al di là del insomma, contesto di riferimento che avete visto, e quello che cioè quello della storia di Selene che è molto interessante è il fatto che semplicemente si sia attivata per fare qualcosa nonostante le poche risorse, nonostante i mille problemi, nonostante anche il contesto di riferimento che non era, diciamo, dei più abilitanti. E a fronte di questo, nel contesto dell'innovazione sociale, siamo sempre nell'impianto definitorio, nonostante, diciamo, insomma, l'intervista di Selene ci abbia dato alcuni temi di riferimento che riprenderemo dopo, nel momento in cui parliamo del contesto dello sviluppo di imprenditoria. A fronte di questo, ci sono anche altre persone che parlano di innovazione sociale.
è una persona che conoscete benissimo e che probabilmente avete visto in altri contesti e che dice cose. Credo che il sostantivo innovazione meriti, diciamo, di essere accompagnato da un aggettivo come sociale, perché talvolta c'è un'apologia dell'innovazione che appare, diciamo, estranea alla misurazione della qualità della vita, di come migliora, di come viene implementata. L'innovazione sociale è il tema di come si riorganizzano le forme di comunità usando l'innovazione come la possibilità di usare meglio gli strumenti che abbattono tutte le barriere. Siamo in una società segnata da barriere sociali, barriere culturali, barriere architettoniche. L'innovazione serve ad abbattere queste barriere. Allora è utile far riferimento all'innovazione sociale perché talvolta abbiamo assistito a un'innovazione che non ha lenito il dolore del mondo. L'innovazione può essere anche a uso dell'elite, un'innovazione che perpetua e amplia forme di comando democratiche. Invece io penso che l'innovazione sociale sia la definizione del carattere che scienza, tecnologia deve avere di servizio, di promozione del benessere collettivo. Ecco, questo mi piace molto, l'espressione innovazione sociale. Tra l'altro il burocrate europeo cerca di misurare gli effetti delle politiche che vengono promosse da Bruxelles, finanziate da Bruxelles, e talvolta, diciamo, bisogna spiegare i soldi, le risorse impiegate per l'innovazione, quali benefici concreti hanno prodotto nel territorio. Rispondere a questa domanda è un buon modo per far nascere concretamente l'innovazione sociale. Avete visto in contesti differenti e con persone che comunque hanno come dire, ruoli differenti, l'innovazione sociale tendenzialmente venga definito come un contesto in cui è la collettività ad attivarsi rispetto a determinate possibilità di generare cambiamento. E il fatto che i politici inizino a utilizzare anche questa parola è importantissimo per generare cambiamenti che poi vadano a riprendere politiche che abbiano la capacità di impattare sui territori mettendo a disposizione risorse. Ovviamente la generazione di impresa, di start-up sociali, non può solamente fare riferimento a capitali pubblici o a risorse pubbliche, perché quella non è sostenibilità, quella è sopravvivenza, cioè finché c'è il programma si sopravvive. Se non vi dispiace e lo streaming non mi ammazza, io farei una piccola pausa per rinfrescare un attimo le idee e anche per, insomma, e poi dopo riprenderei con il resto.